La stagione è iniziata con una sconfitta in trasferta ad Ancona, un passo falso della TH Alcamo di pallamano neopromossa in A1, che però non preoccupa dirigenti, allenatori e atleti. Una squadra formata da giovani locali che ha buone chance di ottenere una tranquilla salvezza. Ieri al Collegio dei Gesuiti di Alcamo la squadra è stata presentata alla stampa alla presenza dell'assessore comunale allo sport Stefano Papa. Questi ragazzi, insieme agli organizzatori, ai dirigenti, hanno dimostrato già l'anno scorso di saper condurre non solo un campionato di vertice, ma di portare in alto il nome di Alcamo. Quest'anno, questa amministrazione, intanto è orgogliosa del loro risultato dell'anno passato e sarà al loro fianco per poter garantire il più possibile intanto la struttura dove poter svolgere gli allenamenti e le partite e poi chiaramente essere più vicino anche da altri punti di vista. Noi non possiamo prendere impegni, a me non piace farlo se non c'è un bilancio, se non ci sono le somme certe. È chiaro che faremo di tutto per poter garantire quello che sarà necessario per fargli svolgere un campionato dignitoso. Per Alcamo innanzitutto avere una squadra in A1 è importante, è una squadra di pallamano, tutta di alcamesi, giovani, è fondamentale. Abbiamo fatto questa scelta politica più che altro perché non abbiamo preso né stranieri né gente di fuori, perché vogliamo che la nostra squadra rappresenta il meglio che c'è ad Alcamo, cioè il lato più positivo che gli alcamesi possono esprimersi nello sport. Siamo sicuramente consci di quelle che sono le nostre difficoltà, i limiti attuali della squadra. È una squadra molto giovane, abbiamo scommesso sul gruppo dell'anno scorso praticamente e vogliamo fare bene a condizione che questi ragazzi vadano anche a maturare quella che è la loro esperienza in un campionato di alto livello come questo. Ci vorrà sicuramente del tempo e a questo dovremo anche aggiungere magari un aiuto economico che spero presto arrivi da qualche sponsor privato o anche dalla stessa amministrazione che ci consenta quantomeno di poter prendere un giocatore straniero che vada a sostituire quello che era Doldan nella passata stagione. Quindi avere un giocatore in più in rosa con una certa esperienza che ci dia la possibilità appunto di poterci giocare le nostre carte alla pari dei nostri antagonisti. Sabato prossimo alle 15.30 la TH Alcamo farà il suo esordio casalingo al Palaverga contro Benevento. L'assessore Papa, che ha garantito l'appoggio economico del comune nelle more di un bilancio che non lascia molti spazi per lo sport alcamese, annuncia che presto la squadra di pallamano potrà disputare le partite casalinghe al Pala d'Angelo. La struttura di Via Verga sarà il palazzetto che ospiterà la squadra di pallamano nelle prime partite. Noi abbiamo avuto la disponibilità della provincia, del commissario Ingroia, a dare in comodato d'uso il Pala d'Angelo e finalmente siamo riusciti a superare i problemi di tipo economico e adesso mancherà esclusivamente un sopralluogo dove avremo la possibilità di vedere le condizioni attuali e fare finalmente una convenzione con la provincia di concessione proprio di comodato d'uso. Questa struttura non solo sarà a disposizione della squadra, ma sarà a disposizione di tutta la cittadinanza perché è davvero un fiore all'occhiello. Io ero in provincia quando l'abbiamo costruito e quindi adesso ritornarne in possesso è chiaro che è un orgoglio da parte mia, ma di tutta l'amministrazione e di tutti gli alcamesi. Una rosa ricca di giovani che ha la sua punta di diamante nel 17enne portiere Gabriele Randes, che è stato convocato dopo due stage consecutivi con la nazionale maggiore per due test che l'Italia giocherà a Chieti contro Israele lunedì 30 e martedì 31 settembre. Sono felicissimo innanzitutto della nazionale che mi ha chiamato nuovamente. Essere convocato di nuovo in nazionale anche a 17 anni per rappresentare appunto la mia nazione e per giocare due partite amichevoli contro l'Israele che sarà appunto una partita molto difficile. Comunque anche con la mia squadra affronteremo ora questo campionato di A1 che è già iniziato sabato scorso con la sconfitta purtroppo in campionato ad Ancona. Io prima di tutti non sono contento perché non ho dato tutto il mio apporto per la partita, comunque cercherò di rifarmi nella prossima partita di sabato contro il Benevento in casa e quindi ce la metteremo tutta per portare appunto in alto il nome di Alcamo in tutto il campionato.